Ciao a tutti da Miranda, benvenuti sul mio canale. Volevo prima ringraziarvi per esservi iscritti al mio canale. Sono arrivata a un pochino più di 1000 iscritti. Quando infatti si arriva a 1000 è come avere raggiunto un bellissimo traguardo e io ne sono molto contenta, sono molto felice di questa cosa qua. Spero di avere anche altri nuovi iscritti e di arrivare a un numero ancora maggiore di 1000. Per i consulti privati potete sempre contattarmi al mio indirizzo di email, tutto scritto piccolino, mirandatelegrafica@gmail.com. E adesso vado a fare una lettura interattiva. In qualsiasi momento l'ascolterete, sarà sempre valida. C'è un nuovo messaggio per te. Andiamo a vedere questo nuovo messaggio. Ne ho fatto qualche altro di video, c'è cioè un nuovo messaggio perché escono sempre diversi, quindi potete anche andarlo a vedere. Sarà sempre valido anche quello che ascolterete. Mazzetto numero 1, mazzetto numero 2 e mazzetto numero 3. Sul primo mazzetto vado a mettere le mascherine. Sul secondo vado a mettere la coppetta e sul terzo il braccialetto che era rimasto incastrato. Fate bene la vostra scelta, le mascherine sul primo, sul secondo il bicchiere a coppa e sul terzo il braccialetto. Vado a chiudere, se non avete ancora deciso mettete il video in pausa. Vedere il mazzetto numero 1 che messaggio ha da darvi, da dare a te che stai ascoltando con le mascherine. Allora, vediamo, è uscito alla carta il 4 di spade al rovescio, poi è uscita la principessa, la regina di spade. E poi è uscita la torre al contrario. Dunque, che messaggio ha da darvi? Voi siete, se siete donne che state ascoltando, delle donne molto ma molto forti, autoritarie direi, con questa spada in mano poi sì. E, diciamo che qualcuno in famiglia o non so che, ma non so chi, c'è qualche malattia in giro, ecco, nel senso che c'è qualcuno che non sta tanto bene e vi vuole dare appunto questa notizia. Le carte vi danno la notizia che la situazione potrebbe migliorare per quanto riguarda questa situazione qui di malattia, perché c'è questa persona appunto distesa. E potrebbe anche significare magari qualche eredità, ecco, qualcosa che qualcuno vi lascerà. Infatti, la regina di spade è ricca. E quindi praticamente tutto crollerà, insomma, ci sarà un crollo della situazione. Diciamo, mi sentirete meglio, che però la torre al contrario, insomma, non indica subito questa rivolta, questa ricrescita della situazione. Sarà un po' lenta, però le carte vi avvisano di questa cosa qua. Potrebbe esserci proprio un'eredità, insomma, o qualcuno che non sta tanto bene, la situazione migliorerà. Andiamo a vedere il mazzetto numero 2 con la coppetta, con il bicchiere. Messaggio.
Abbiamo dunque il 3 di denari al rovescio. Poi abbiamo il re di denari al dritto. Parla un po' di soldi, stasera le letture. E il 3 di coppe, ma al contrario. Dunque, la carta del 3 di denari, che è la carta dell'aristocrazia. Probabilmente siete delle persone benestanti, insomma, avete a che fare con una persona benestante, che però è uscita al contrario la carta. E quindi, insomma, non c'è molta aristocrazia, ecco, molta ricchezza. Le carte che cosa vi vogliono dire? Che presto il periodo migliorerà perché è uscito il re di denari al dritto. Quindi la situazione potrebbe evolversi in maniera positiva. Che però dovrete stare attenti perché non ci sarà tanta soddisfazione perché appunto queste donne brindano, ci potrebbe essere qualche perdita di denaro. Le carte vi avvisano di stare attenti, di non lasciarvi perdere questi beni materiali. Va bene? State un po' attenti. Diciamo che le carte fino adesso, quelle che sono uscite, riguardano più i soldi, ecco il denaro, la fortuna. Per l'amore adesso non ho visto granché, non c'è nulla. Andiamo a vedere il mazzetto numero 3 con il braccialetto. Che cosa è venuto fuori? Dunque, il mondo, bellissima carta. Bellissima carta al dritto. Poi purtroppo il 10 di coppe, ma al contrario. E poi è venuto fuori anche il fante di spade, il paggio. Però era uscita appunto al contrario. Che cosa significa? Dunque, che la situazione che adesso voi state aspettando, insomma, o avete, state pensando, è una bella, vorreste appunto questa situazione, bellissima, la realizzazione dei desideri di quello che state pensando, ma le carte vi dicono di stare attenti perché non ci sarà tanta fortuna né in amore e neanche nel denaro. Quindi, infatti, questo cavaliere di spade, questo fante, non è molto orgoglioso, come potete vedere così al dritto che dice ho vinto. E insomma, e quindi non ci sarà tanta ricchezza, amore e tutto, però la situazione potrebbe evolversi in maniera positiva con la carta del mondo che è uscita. Quindi potreste uscire vincitori da questa brutta situazione. Queste carte riguardano invece anche l'amore, sì, e soprattutto sì, più l'amore perché c'è la carta delle coppe, appunto, che significa amore. Per cui diciamo sì che quello che avete pensato, che state aspettando, diciamo che potrebbe evolversi in maniera positiva. Ecco. E buonanotte a tutti, diciamo buona domenica, ormai la domenica, vabbè, è passata. Quest'altra domenica di ottobre, e quindi diciamo che vi saluto e una buonanotte se riuscirò a caricare il video e buon inizio di settimana soprattutto. Potete trovare le previsioni della settimana che ho già pubblicato. Ciao a tutti da Miranda, un abbraccio.